Amici, buonasera e ben ritrovati sul canale Soluzioni Hi-Fi. Sono qui alla Consound di Brescia, negozio fisico di Stefano Consoli, dell'amico Stefano, per parlarvi di una mia grande passione, ovvero l'Air Motion Transformer, ovvero il Twitter di Heil. Come sapete, è uno dei migliori, secondo me, trasduttori che si possono impiegare per la gamma alta, o per meglio dire per la gamma medio-alta. Che ha avuto una storia inizialmente, diciamo, travagliata, ma sicuramente è spiccato immediatamente su quello che è il panorama Hi-Fi con l'ISS come azienda che produceva le prime casse complete con questo trasduttore. Sapete che è una membrana corrugata immersa in un campo elettrico magnetico bipolare. È una membrana che quindi suona in compressione e estensione, quindi per questo motivo è un trasduttore considerato 5 volte più veloce una consueta cupola. Il suo grande limite nello sviluppo è stato quello di non avere dei partner, quindi dei woofer e midwoofer molto leggeri nella membrana, molto frenati con dei grandi magneti agli inizi della sua, diciamo, chiamiamo carriera audiofila. Adesso è stato enormemente ottimizzato sia la costruzione del Twitter sia quella dei suoi compagni, quindi appunto degli altri trasduttori. È solo un punto di partenza quando si valuta un diffusore, perché è chiaro che questo componente deve essere inserito all'interno di un progetto organico composto da crossover, cabinet, e lo si può utilizzare con diverse declinazioni, bipolare, all'interno di una sonorità tipicamente British piuttosto che USA. Qui a fianco a me abbiamo due ottimi rappresentanti di diffusori che impiegano questa tecnologia, le Golden Ear, di cui abbiamo parlato in un altro video, e le mie care Legacy, diffusore americano che addirittura impiega due Air Motion Transformer proprietari, uno per la gamma altissima e uno per la gamma medio-alta. Diciamo che chi mi chiede: ma per te perché è sempre il meglio? C'è di meglio? Sì, è vero, però sono di parte. Permettetemi la battuta, l'Air Motion lo definisco come la Nutella. Ce ne sono di migliori, di più sane, di più valide probabilmente, di più gustose. Ma la Nutella è immediatamente identificativa, una calda coperta che ti fa sentire a casa. Questo è il mio punto di vista. Quindi a voi confesso questa mia passione per questo componente, per la sua storia e per tutti i progetti che lo riguardano. Alla prossima, e come dico io, diamoci ascolto.